Sì! Ecco lo stivo Magno, ragazzi, sono tutti quanti carichi, vi parte del canale, altro video insieme, un'altra serata piena di news e ci sono veramente degli aggiornamenti particolari per il caso Locatelli e anche per Ronaldo, quindi incollatevi al televisore, allo schermo e seguitemi. Allora, partiamo però con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti di ieri sera, ragazzi, benvenuti in community, Stefano Magno vi accoglie con un braccio calorosissimo. E poi un altro ringraziamento come sempre a tutti gli iscritti di vecchia data e tra questi aggiungo sempre a Juve Universo Bianconero. Allora, come vi dicevo, c'è una svolta nel caso Locatelli che ormai prende piede da mesi e sembrerebbe che Massimiliano Allegri abbia detto chiaramente ai microfoni che non ha bisogno di Manuel Locatelli, cioè che può tranquillamente andare avanti con i centrocampisti che ha dopo che ha trovato una soluzione veramente congeniale mettendo Ramsey play basso, che chiaramente ha fatto diversi errori, ma Allegri lo ha difeso abbastanza perché è comunque all'inizio del suo nuovo ruolo e fondamentalmente, a parte qualche sbavatura, ha veramente dato tenore e spessore al centrocampo bianconero, soprattutto tanta tecnica e tanto smistamento di palloni che non si vedeva già da un po', nel senso qualità e palloni puliti sia a destra che a sinistra, appunto smistati dal gallese. Quindi è una soluzione che potrebbe prendere veramente piede e se non si dovesse raggiungere l'accomodamento tra Carnevali e Cherubini arriva bene, tranquillamente Max può andare avanti senza di lui. Quindi questa è una buona notizia, anche se appunto dovesse saltare tutto, siamo tranquillamente a posto con il centrocampo che abbiamo, a livello numerico ci siamo tranquillamente perché possiamo alternare il 4-4-2 al 4-3-3, abbiamo un Bernardeschi con un nuovo smalto, abbiamo Cuadrado che può fare il terzino, può fare anche la mezzala, abbiamo Bentancur, abbiamo McKennie che però sono secondo me rincalzi, abbiamo Ramsey, Arthur quando ritornerà, Rabiot una volta che ha scordato le due giorni appunto di le prime due partite di campionato e torna dall'infortunio, ci sarà. Quindi abbiamo un centrocampo che a livello numerico c'è e chiaramente, come avevo detto, all'occorrenza possiamo avere delle mezzali che dall'attacco si spostano dietro nel centrocampo a 3 e creano un po' di profondità allargandosi e in quel caso lì avremo bisogno del play basso che è Ramsey, come vi dicevo. Quindi io sono fiducioso, sinceramente la notizia mi fa ben sperare, mi rende comunque felice perché non è un giocatore che secondo me ci poteva appunto dare questo colpo in più a livello di blasone, a livello di qualità e soprattutto col progetto Allegri potremo vedere tranquillamente un grandissimo calcio sia difensivo che offensivo a prescindere da lui. E l'altra invece bomba di cui volevo parlarvi è quella che riguarda Ronaldo, perché io ero il primo che diceva che ero contento che sarebbe rimasto, che era fatta appunto. Ronaldo rimaneva fino al quarto anno, nel 2022 in scadenza, e invece si fanno sempre più forti queste voci tartassanti di Marca, dalla Spagna, che volebbero Ronaldo appunto ormai fatto al PSG, cioè separato in casa, la Juve e Ronaldo stesso vogliono appunto dirsi addio, ancora prima della scadenza del contratto, quindi un anno in anticipo, perché la Juve ha detto basta, ci costi 31 milioni all'anno, con te possiamo appunto risparmiare questi 31 milioni, avere 30 milioni circa, anche 29 dalla tua cessione col valore del cartellino e poi un altro 20 milioni circa di lordo che ci risparmieremmo. E quindi diciamo che si potrebbe appunto interrompere anzitempo questa bella storia di 3 anni con tanti gol e tanti trofei. Dispiace comunque, però evidentemente c'è qualcosa in più che bolle in pentola che non lo sappiamo e al che la IFI ha fatto sapere in maniera ufficiale che vorrebbe che un po' retrido le meraviglie con Messi, Ronaldo e Neymar, approfittando del fatto che Mbappé ha in scadenza il prossimo anno, non è stato ancora piazzato e quindi a Calife ha detto che potrebbero tranquillamente perderlo anche a zero e appunto pur di far spazio a Ronaldo. Non so quanto ci sia di vero di questo, magari sono soltanto news per fare soldi, come ho detto sempre, per dare un po' di spronamento, un po' di motivazione a Ronaldo che magari è un po' fuori luogo, ancora un po' abbacchiato, un po' stanco, un po' fuori forma. Se no, veramente si tratta di una verità, quindi andremo a vedere. In ogni caso, girano già i nomi dei sostituti, quindi non rimarremo comunque senza. C'è Vlahovic come potenzialità per l'attacco, grande centravanti. Haaland, per cui la Juve è disposta a pagare la clausola di 75 milioni, proprio perché risparmieremo circa 80 di lordo dalla cessione di Ronaldo a PSG e con quei soldi lì fondamentalmente noi potremmo andare tranquillamente a pagare Haaland. Se invece non andiamo a considerare questo lordo, ci arrivano 30 milioni di cash per la vendita del cartellino e poi la ricapitalizzazione di settembre. Quindi in ogni caso noi riusciremmo ad andare a quella cifra lì
investendo tantissimo su un giocatore, però a quel punto veramente non ti conviene andare a rimpinguare il centrocampo, perché altrimenti sperpereresti tutto il capitale che ti arriva a settembre da Elkan per attacco e centrocampo. Quindi bisogna fare delle scelte, bisogna dare la priorità a certi reparti piuttosto che altri, però se vai su Haaland sai benissimo che non puoi permetterti di andare a spendicchiare su altri reparti. Quindi non so se è meglio fare il colpo grosso su Haaland o Vlahovic oppure fare dei colpi più piccoli, ma andando a riempire tutti i buchi, quindi Milenkovic, Van de Beek e Vlahovic, tre giocatori che ti risistemano tutta la rosa. Questo è a discrezione della Juve, chiaramente di Cherubini arriva bene Agnelli, quindi staremo a vedere appunto quello che succederà. Poi volevo fare un altro breve discorso che riguarda invece un'analisi tecnico-tattica di questa nuova Juve di Allegri, che mi è piaciuta molto contro l'Atalanta, e uno dei follower, giustamente Alberto, ha fatto un'analisi molto molto ferrata e concreta e ha detto che gli è piaciuto tantissimo il fatto che la Juve si sa difendere bene, ma non è a catenacciara, è in grado anche di ripartire con feroce, con azioni micidiali in profondità, quindi sfruttando tantissimo le percussioni centrali di un centrocampista o dell'attaccante e poi l'allargamento del gioco sulle fasce per poi chiudere velocemente il contropiede passando la palla in centro. Ed è una cosa che non si era mai vista né con Pirlo né con Sarri e potrebbe essere un'arma in più. E sono d'accordo e volevo proprio sviluppare questo argomento dicendo che a mio modo di vedere il discorso di catenacciaro e di difensivista non ha senso per un semplice motivo. Perché in ogni partita bisogna leggere le situazioni, sia in campionato che in Champions League, non puoi sempre attaccare. Anche se ti chiami Real Madrid, Barcellona, City, PSG, Bayern Monaco. Queste squadre qua sanno benissimo i momenti in cui bisogna accelerare, in cui bisogna difendersi perché l'avversario in quel momento lì spinge più di te. Quindi se tu fai una partita dei 70 minuti in difesa e 20 minuti di attacco totale dove fai anche gol e fai un gol più dell'avversario, secondo me in quella partita lì tu hai condotto magistralmente il possesso di palla e hai meritato di vincere e quindi non si può analizzare quella squadra lì che ha vinto in quel modo catenacciara, difensivista. Bisogna vedere il calcio in maniera più totale, in maniera più generale e io sono convinto che squadre come il Chelsea, che vincono appunto difendendosi 1-0, facendo gol nel primo tempo e tenendo il punteggio, non possono essere considerate inferiori alle squadre che perdono quella partita e poi reclamano a voce di essere più forti. Il calcio è uno sport abbastanza tosto perché a volte dà dei verdetti che forse sembrano ingiusti, però a volte vince la squadra che si difende meglio, non perché è più debole e quindi fa il gollettino per fortuna e vince. Non è così. C'è della bravura perché ci sono anche quelle squadre che vincono contro difese chiuse. Quindi cosa vuol dire? Che non si può vincere contro difese che mettono il pullman davanti? Se una squadra ti batte 2-0 con te che ti chiudi, è più forte. Così come se una squadra non riesce a batterti quando tu ti chiudi, vuol dire che non è più forte di te, altrimenti ce l'avrebbe fatta. Questo poi, ditemi voi cosa ne pensate, lasciate un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Un abbraccio ragazzi, a presto!